Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, continuiamo il nostro percorso di riflessione sulla liturgia della parola che in questa seconda domenica di Quaresima ci viene proposta, che completeremo questa sera per quanto i contenuti profondi della parola di Dio siano davvero inesoribili. Quest'oggi vorrei partire, anzi questa mattina vorrei partire da un dato personale ed esperienziale, quando nel Salmo 115, che come per tutti i salmi può trovare nella vita di ciascuno di noi una interlocuzione, si diceva: ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Quando porto quest'abito francescano non sono mai stato né infelice né troppo infelice, ma sono stato sempre lieto nel Signore, anche se riconosco tanti momenti di prova. Ma quello che mi ha sostenuto personalmente, della condivisione che vorrei trasmettervi, è la fede. Sì, ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice, il credere. Perché credere in Dio non è come credere negli uomini, non è seguire un pinco pallino qualunque, non è seguire una leadership per quanto capace, autorevole ed efficace, ma significa seguire l'Onnipotente, il Dio uno e trino, la cui natura, la cui essenza, oltre a resistere, è l'amore. Io dico sempre, lo ripeto, lo sto dicendo da qualche settimana, a chi è sconfortato, nei momenti di buio diciamo a noi stessi e preghiamo così: Dio è onnipotente, Signore tu sei onnipotente, Dio è amore e tu Signore ci ami. Può aiutarci a ritrovare quella fiducia necessaria, perché credere si riferisce alla fede, la fede significa fiducia, che ci permette di superare le prove. Infatti quello che conta è l'epilogo delle prove, secondo il famoso adagio chi ride bene, chi ride ultimo. Vedete, nel libro della Genesi il sacrificio di Isacco, potenziale, perché poi non sarà messo in atto da Abramo, padre nella fede, patriarca, grande uomo nella fede, ci fa riflettere. Sto cristiano, Abramo, che ha un figlio, l'unigenito, Isacco, anche se naturalmente parlando con la schiava Abigail aveva avuto Ismaele, deve adesso sacrificarlo al Signore. Una volta che lui crede che quel figlio è un dono del Signore, il Signore gli dice: lo devi sacrificare. Qualcosa di pazzesco, di crudele, può sembrare quasi una visione da Moloch, del Dio di Abramo, che poi si è rivelato anche ad Isacco stesso e poi a Giacobbe, i nostri patriarchi nella fede. Ma quando l'abbandono e la fiducia di Abramo nei confronti di Dio è totale, quando ormai sta sferrando il colpo mortale sul figlio, sulla pietra sacrificale di quell'altare improvvisato sulle pendici del monte Moria, l'angelo del Signore ferma la sua mano omicida. E gli dice: Abramo, adesso so che tu credi veramente. E il Signore gli fa trovare anche il sostituto, in quell'ariete impigliato tra i rovi che sarà sacrificato. Ecco, non so cosa direbbero gli animalisti in questo senso di fronte a questo episodio, ma è così. Ora, teologicamente, Isacco altro non è che la prefigurazione di Gesù, l'unigenito del Padre, di cui il Padre oggi nel Vangelo secondo Matteo dice, secondo Marco, dice: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. E anche quell'ariete impigliato tra i rovi ci ricorda la soddisfazione attraverso la sostituzione vicaria di Gesù Cristo, che assume i peccati degli uomini e diventa l'agnello immolato sacrificale. Molto interessante tutto questo. Inoltre, nella disconnessione temporale, vedete, tra Isacco e Abramo, Isacco che dice, lo dicevo pure ieri, papà, ma dov'è l'olocausto? Poi capisce che è lui stesso la vittima sacrificale. E Abramo che dice Dio provvederà, c'è
una maturità diversa di fede, data anche dall'esperienza, perché più avanti negli anni si va, tanto più si scopre quel meraviglioso disegno di amore di Dio, dove però al disegno vengono preceduti tanti segni, alle volte misteriosi. Mysterium teologicamente significa il segno di Dio, non qualcosa di irreale, di evanescente che non esiste. Il mistero è il segno, e noi dobbiamo cogliere i segni di Dio. Perché quella malattia, perché quella crisi familiare, perché quel rovescio di fortuna, perché quell'abbandono affettivo, perché quella perdita di posto di lavoro, perché quel lutto. Sono tutte situazioni nelle quali si deve scoprire un unico filo conduttore, che è come il filo di Arianna all'interno del labirinto del Minotauro, dei nostri fantasmi interiori, ci porta invece all'uscita dal labirinto, all'uscita da quel tunnel buio, alle volte, della nostra vita, della nostra esistenza, che alla luce della fede, alla luce della verità di Dio, alla luce dell'amore di Dio, ci fa già intravedere qui adesso l'uscita. Una cosa molto importante è questa, e concludo. Abramo crede di essere ormai il familiare di Dio, e lo è. Ha accettato di lasciare la sua terra caldea, mesopotamica, presso Ur, per andare verso la terra promessa, quindi fa il viaggio d'Oriente a Occidente. Crede di aver trovato in questa terra dove scorre latte e miele per la sua fecondità il paradiso terrestre, diventa stanziale e crede che tutto sia ok, specialmente una volta che riceve il dono della paternità legittima con sua moglie Sara nel figlio Isacco. Anche Pietro, Giacomo e Giovanni, facciamo un super salto in avanti, dopo l'annuncio della passione di Gesù salgono sul Tabor e Gesù si trasfigura e loro sono contenti, vogliono piantare una tenda, perché quando stiamo bene in qualche posto, in qualche situazione, vogliamo che la cosa, e giustamente, non finisca più. Invece Gesù andrà incontro al supplizio sul Calvario, al suo sacrificio più tardi. E anche nella nostra vita, quando noi crediamo di poter e vogliamo piantare delle tende, tutto viene sconvolto, proprio perché su questa terra il viaggio non finisce mai. Siamo dei precari su questa terra. I teologi, i filosofi definivano l'uomo un viandante, un pellegrino nella storia, homo viator, il viandante, proprio per distinguerlo da quella condizione dell'uomo che sta ormai già nell'eternità, è entrato nella sua Pasqua definitiva, è morto, ma la sua vita continua, perché l'anima è immortale e la fede cristiana ci ricorda anche la risurrezione corporale nella parusia, homo comprensor. Solo nel paradiso, solo nel regno dei cieli possiamo avere quella certezza e conferma definitiva del nostro stare bene in comunione col Signore. Ma c'è una condizione che ci permette almeno sempre di essere felici su questa terra, anche se le cose alle volte, non sempre, alle volte vanno storte. La nostra vita di comunione col Signore, sì. Vedete, il nostro cervello è un po' particolare, la mente umana, vive anche di schemi, di protocolli, per quanto la nostra intelligenza ci dovrebbe portare ad essere duttili e creativi anche nell'affrontare situazioni improvvise e impreviste. Ma se noi siamo sempre negativi, paranoici, ipocondrici, vediamo tutto in nero, ecco, che cosa succede? Ci resettiamo psicologicamente sulla negatività, fino a scagliare questa negatività a forze occulte, incontrollabili, oscure, i demoni, la fattura, il malocchio, il controcchio e il finocchio. Non è così. Certamente ci sono agenti e nemici esterni,
che ci vogliono del male, ma possono farci del male. Attenzione, il demonio può veramente farci del male se noi viviamo nella grazia di Dio? La persona che va dai maghi per farci del male può veramente colpirci se noi siamo nella grazia di Dio? E noi possiamo, ecco, fare del male a noi stessi? Certo, ma vogliamo farci del male? E questo è il discorso. Dio rispetta la nostra libertà e si fa male solo chi si avvicina al demonio, si fa male solo chi è cristiano a metà, chi sta seduto, si dice in Benin, su due sedie, qui in Italia diciamo avere due piedi in una scarpa. Sono cristiano di giorno e pagano di notte, no, non può funzionare così. Può farmi del male un uomo? Certo, a meno che non prendi un coltello, una pistola e mi spara o mi sferra dei colpi, certo, io mi difenderò. Ecco, poverino, se capita con me qualche pugno, calcio, tumbuliata, mascata, la prenderà, almeno quello. Ecco, però, ecco, ricordiamoci che nulla ci può fare del male. E l'abbiamo letto e l'abbiamo detto, e concludo con questo bel pensiero. Se Dio è per noi, bellissimo, San Paolo Apostolo ai Romani, vedete, fratelli, leggete, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ecco, allora vi lascio con questo bel pensiero, così voglio concludere quest'omelia, perché troviate conforto da un apostolo che ha fatto un percorso. Perseguitava i cristiani, il vecchio Saulo, era giovane, ma è diventato uomo nuovo, Paolo, ha preso il nome romano, era pure piccolino ma forte, proprio perché ha creduto nel Signore, si è abbandonato nel Signore e può dire alla comunità primitiva dei Romani, a fratelli, quando io stavo a Roma mi divertivo, no? Perché quando facevo l'omelia qui in Sicilia non lo posso fare, dicevo a fratelli, in dialetto romano, fratelli. Ecco, allora San Paolo, rivolgendosi ai Romani, diceva: ah, frate, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Siano lodati Gesù e Maria. Sì.